Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: E chi può essere salvato? Rispose: Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Pietro allora disse: Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Bentrovati amici a questo appuntamento con la liturgia festiva. Il brano del Vangelo odierno, posto dentro il ciclo del rito ambrosiano, e siamo alla decima domenica dopo Pentecoste, affronta meglio il tema della ricchezza o della sapienza. Che cos'è che rende ricco un uomo e una donna? Il possedere beni oppure l'essere santi, sapienti, camminare alla luce della parola di Dio. Qual è la vera ricchezza? Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. Cioè un cammello che possa entrare nella cruna di un ago dovrebbe disintegrarsi. Che cosa passa dentro la cruna di un ago? Qualcosa di molto sottile, fragile, inconsistente. Solo questo passa dentro la cruna di un ago. Solo colui che è cosciente della propria nullità, della propria pochezza, del proprio limite, entra nel regno di Dio. Ma la domanda che scaturisce da questo brano del Vangelo è collegata alla reazione che hanno gli apostoli. Chi potrà salvarsi? Noi abbiamo lasciato tutto. Cioè, a un certo punto, di fronte al discorso di Gesù, gli apostoli si sentono messi in crisi. Chi può salvarsi? Gesù risponderà dopo: Questo è impossibile agli uomini, ma è possibile a Dio. Voi che avete lasciato tutto per me, riceverete tante volte quanto avete lasciato, 100 volte tanto quello che avete lasciato, in più l'eredità, la vita eterna. Ma che fa problema è l'atteggiamento, la perplessità degli apostoli, i quali di fronte alla parola di Gesù si sentono spiazzati, dubbiosi, intimoriti, paura. Ma chi potrà salvarsi? Noi abbiamo lasciato tutto? Cioè, questo significa, gli apostoli erano ebrei, conoscevano le usanze, le parole, la terminologia utilizzata ai tempi di Gesù, erano contemporanei a Gesù, coglievano delle sfumature quando lui parlava che noi dobbiamo cercare di interpretare perché non siamo più molto assuefatti, anzi non lo siamo per niente, al linguaggio utilizzato da Gesù. Se gli apostoli si sentono messi in crisi, significa che la ricchezza di cui parla Gesù Cristo non è semplicemente una ricchezza di beni, di cose materiali. Loro avevano lasciato tutto. Pur avendo lasciato tutto, si sentono messi in crisi, si sentono coinvolti in questo discorso. Ma chi potrà salvarsi? Questo è impossibile agli uomini, ma possibile a Dio. Chi può essere salvato? Può essere salvato, come si diceva all'inizio, colui che riesce a passare attraverso la cruna di un ago, colui che si fa semplice, umile e povero. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. È una frase che noi leggiamo sulle labbra di Gesù. Imparare ad essere umili. Niente. Piccoli, insignificanti, però
per poter entrare nel regno. Perché così ha fatto il Messia, così ha fatto il nostro Signore, che non ha salvato il mondo con la sua onnipotenza da Dio, ma ha salvato il mondo umiliandosi fino alla fine, fino alla morte in croce. Morte che era considerata ignominiosa ai tempi di Gesù, riservata agli schiavi, a coloro che non avevano nessun diritto. Ecco, allora umiliamoci per poter entrare nel regno, come Gesù ci ha insegnato, come Gesù ha fatto. Pace bene amici, a risentirci alla prossima domenica.